Grazie, grazie Gigliola. Vi parliamo dello stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia, si è da poco conclusa la conferenza stampa di Beppi Pillon. Domani saranno 500 panchine per il tecnico di Preganziol, un traguardo senza alcun dubbio prestigioso, ma conta molto di più naturalmente la partita quasi in pugno ai playoff per il Pescara, che però non vuole lasciare nulla di intentato, vuole vincere questa partita, punta al successo il Pescara di Pillon, lo ha detto lo stesso allenatore che stiamo per ascoltare. La Pescara affronterà la Salernitana con l'acqua alla gola, la Salernitana non può assolutamente perdere, naturalmente staremo a vedere quello che succederà. Per quanto riguarda le probabili scelte, intanto c'è un problema legato alle condizioni di Del Grosso, un fastidio al piede, una contusione, secondo noi recupererà l'esperto difensore esterno di Giulianova, comunque in preallarme Pinto. Poi al centro della difesa, attenzione, potrebbe anche non partire dal primo minuto Ugo Campagnaro, anche in prospettiva playoff, dunque in preallarme Davide Bettella, che finora ha giocato due partite da titolare con grande disinvoltura e personalità. A centrocampo il dubbio è tra Bruno e Crecco, rientrerà Memusciai, squalificato per rotta, Bruno comunque in vantaggio su Crecco. Davanti Marras dal primo minuto insieme con Sottil e Mancuso, ed ora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni più importanti rese in conferenza stampa da Beppi Pillon. Per essere certi bisogna vincere la partita per arrivare ai quinti, cioè questo è il ragionamento che dobbiamo fare noi. Dobbiamo pensare esclusivamente alla partita, è quella, concentrarci su quella, non vogliamo radionine, non vogliamo che ci siano telefoni accesi, non vogliamo sapere il risultato, dobbiamo essere concentrati solo su quello che facciamo sul campo. Beh, loro davanti con Yalov sono veloci, Yalov e poi Giulici, bravo di testa, forte fisicamente, hanno una squadra anche strutturata fisicamente, i due centrali sono molto prestanti. Conosco Menichini, so che è un allenatore molto esperto, molto navigato, sa come affrontare queste situazioni. Perciò lo sappiamo che è una partita difficile, lo sappiamo perfettamente, io per primo, lo sanno i miei ragazzi, lo sappiamo tutti, che sarà una partita tosta. Loro si giocano la salvezza, avranno la disperazione dentro, si giocheranno il tutto per tutto, e noi anche. La scelta è tra Bettella e Campagnaro, è solo da valutare bene attentamente le condizioni fisiche, più che altro nel senso della tenuta, perché dopo un mese e mezzo che non gioca bisogna considerare tutti i fattori. Da un lato c'è una grande esperienza, dall'altra c'è la freschezza, la gioventù, vediamo. Rinviare i playoff io lo considero un danno da come la vedo. E ci sono i ballo ai nazionali, noi ragazzi ci abbiamo diversi. Sì, io credo che degli obiettivi li ho raggiunti nella mia carriera, ne ho raggiunti parecchi, nel senso ho vinto 5 campionati, ho avuto la fortuna di andare in Coppa UEFA col Chievo, di fare i preliminari di Champions. Devo dire che insomma delle soddisfazioni me ne sono tolte, ho avuto anche delle delusioni, ho perso i playoff con l'Alessandria contro il Parma, sono delusioni, ce ne sono state anche quelle, magari qualche esonero che non meritavo, che nell'arco della carriera ci sta tutto, quando tu fai, io conto anche, non saranno contate, ma conto anche il Salvarosa che ho allenato in promozione, che siamo arrivati secondi, conto anche il Bassano che siamo arrivati terzi in nazionale dilettanti, conto l'altra di Treviso che ho vinto il campionato in nazionale dilettanti, siamo andati in C2, che poi mi ha vinto la C2, che poi mi ha vinto la C1, che ad Ascoli ho vinto, che a Treviso sono tornato, siamo andati in Serie A, insomma sono cose che rimangono dentro l'allenatore quando tu raggiungi certi obiettivi, perciò io cerco sempre di ragionare, come vedete, a obiettivi. Ero a casa l'anno scorso, ho detto, beh, ormai di me non ci penserà più nessuno, a parte Repetto ci ha pensato lui, perché io devo dire grazie a Repetto che mi ha portato qua, sinceramente, perché è stato lui che mi ha voluto tutti i costi. A Carpi quando ha sfiorato i playoff, no, subentrando a Vecchi, insomma. Sì, quando tre mesi poi lì. È stato completamente dimenticato dalla B, se non ci fosse stato il Pescara lo scorso anno. Ma guardando, cioè proprio, sì che lì avevo fatto benissimo, perché a Carpi avevo fatto veramente cose, una media di 2 punti a partita avevo fatto. Assolutamente. Cioè, eppure, perciò... Una cosa è certa, salti in paradiso io non ce li ho, questo è poco ma sicuro. Così dunque Beppi Pillon alla vigilia di Pescara Salernitana. È tutto dall'Adriatico, Giovanni Cornacchia, alle riprese di Alberto Capo. La linea può tornare a te, Gigliola.